segretario generale della Camera di Commercio Italo-Russa. Allora, l'internazionalizzazione è un qualcosa, è un discorso che può essere fatto solo per le grandi imprese, che magari sono quelle maggiormente attrezzate, o è anche una grande opportunità per le piccole e medie imprese? È anche una grande opportunità per le piccole e medie imprese, soprattutto perché ricordiamoci che il contesto imprenditoriale del nostro paese è costituito per la maggior parte di piccole e medie imprese. Bisogna essere molto consapevoli della complessità del mercato russo, parlo di complessità e non difficoltà, perché è affrontata con gli strumenti adeguati, con l'accompagnamento adeguato, con le informazioni giuste. Raccolte prima di iniziare un qualsiasi progetto di approccio al mercato russo, anche le piccole e medie imprese hanno delle grosse potenzialità, soprattutto perché sanno offrire dei prodotti e anche dei servizi di alta qualità ed un'attenzione al cliente che il mondo russo apprezza decisamente. Ecco, molte realtà aziendali italiane hanno quasi la percezione che accedere nel mercato russo sia quanto mai complicato. È una percezione che lei ritiene corretta oppure si sta muovendo qualcosa in senso opposto? Io non parlerei di difficoltà, ma come dicevo prima, di complessità, ma questo caratterizza qualsiasi processo di approccio ad un mercato internazionale. Certo che se pensiamo ormai al contesto europeo, non possiamo più parlare di processi di internazionalizzazione, ma a qualsiasi altro mercato sul quale si voglia fare un'attività, ovviamente bisogna partire preparati. Quindi l'importante è riuscire ad essere consapevoli del mercato che ci aspetta, delle sue peculiarità, ma anche contemporaneamente delle caratteristiche della nostra azienda, della nostra struttura, del nostro prodotto e del nostro servizio. Sono sempre, diciamo, due i grandi ambiti in cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, l'ambito interno, quindi la nostra azienda e quello che ci aspetta nel mercato estero. Ultima domanda, il tema delle sanzioni, che è un po', diciamo, quello che ostacola e frena l'iniziativa di molti imprenditori. La situazione com'è? La situazione è forse sbagliata da un punto di vista della percezione e anche da un punto di vista psicologico. Oggi ne abbiamo parlato, abbiamo visto quanto sia importante essere informati in maniera corretta ed essere preparati. Le sanzioni hanno sicuramente anche modificato il modo di affrontare il mercato russo, ma non per questo hanno eliminato delle potenzialità che invece ci sono. Bisogna essere preparati per poter lavorare nel modo giusto. Anche in questo momento l'interscambio, per esempio, ha cominciato a riprendere e siamo ancora in un contesto di sanzioni e controsanzioni. Quindi l'importante, ripeto, è essere informati e poter disporre delle informazioni precise per poter operare in maniera corretta. Grazie.